Ciao a tutti, ben ritrovati in questo affascinante viaggio sulle carte da scrittura. Introduzione un po' particolare oggi. Parliamo di Pigna, quartiere Pigna. Allora, una delle più antiche, una delle più attive, una di quelle che ha in carnè un sacco di prodotti, forse un pochettino più votati alla scrittura, all'ufficio, alla carta di qualità nell'uso quotidiano rispetto ad altri produttori che magari si spingono anche verso il mondo dell'arte e quindi della grafica. Ce n'è per tutti i gusti. Quaderni, tra l'altro un quaderno sarà il primo di cui parliamo, la linea temi, i blocco master. La linea monocromo, i quaderni quelli economici, poi cosa abbiamo? Sì, sempre monocromo, guardate che bello questo qui, in colore grigio, la serie Pigna Color, interessantissima, ma poi c'è una delle ultime, la linea Flower con la carta riciclata, bellissima, la Pigna World, una delle mie carte preferite, sembra incredibile, ma. E poi i Quablock. Il Quablock ha fatto un po' la storia della Pigna. Questo è un blocco di quelli vintage perché ha circa 25 anni, 20-25 anni, così come questo della Memo. Ma ci sono anche i Quablock, quelli moderni, e anche la linea, quella, eccolo qua, anche l'Evolution, che è il blocco spiralato di cui parliamo. E poi tutti i block notes del Montblanc, Pigna Style, insomma ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo poco per volta. Pigna Temi. Allora, Pigna Temi è un quaderno che a me piace molto, una carta che considero da scrittura, cioè rappresenta, è vero, un quaderno per il mondo della scuola e anche di quelli abbastanza basici come sia packaging che diciamo intenzione da parte del produttore, ma per me è una bella carta da scrittura. Allora, con ordine, analizziamo un pochettino l'esterno. Vi accorgerete subito che non è un formato A5, ma è un A5 più, è un formato un po' più grande dell'A5, un po' più piccolo dell'A4. Mettiamoli subito a confronto, giusto per darvi un'idea. Questo è un A4, un A5 normale. Questo qua invece è un A5 più, è un 20x25, è un formato molto bello, già di per sé caratteristico. A me piace molto perché riesco a scrivere in maniera, diciamo, è giusto come lunghezza perché il braccio si estroflette senza doversi poi spostare, quindi la riga risulta molto più omogenea. La lunghezza è quella giusta, il formato anche mi piace molto, mi piace comunque il formato 4 terzi, quindi è chiaro che questo ricada lì. Questo che ho qui, ne parliamo dopo, è la serie vecchia, quella che oggi non producono più. Come mi avrete sentito dire spesso, tenetevi da parte un po' di carta di quella che vi piace, perché nel corso del tempo il produttore cambia, cambia l'impasto, cambia le alchimie e la carta non è la stessa. Davanti a me oggi ho due carte, il foglio bianco e il foglio rigato a quadretti, quadretti da 0,5. Allora, con ordine, come si presenta il quaderno? Copertina flessibile, di carta certamente ad alta grammatura, ma molto flessibile. Quello che il produttore intende comunicarci con questo quaderno è l'aspetto bio. Bio paper ce lo dice un po' in tutte le lingue, è una carta, non si vede più davanti perché hanno tolto il marchio come era nella vecchia stampa, nella vecchia copertina, l'hanno messo dietro, una carta libera da sbiancanti ottici, libera da cloro e che rispetta l'ambiente. Il colore, il tono della carta non è dei più belli, diciamo la verità, è un po' freddo, è un bianco freddo che non invita certamente, non ha il calore di alcune carte, la rigatura è un azzurro quasi tendente al blu molto chiaro e anche questo contribuisce a dare questo aspetto azzurrognolo. Però, carta da 80 grammi, veramente molto bella, sembra proprio la carta, un po' la carta di una volta, vedete anche maltrattandola, è una carta che vedete resta comunque piatta, vuol dire che la fibra è una fibra elastica, che c'è la carta, non ci sono collanti addensanti e basta.
la vado a mettere subito alla prova, ma questa carta ha bisogno di funziona benissimo con tutti gli oggetti della nostra prova. Sport, sì, giusto per farvela vedere, ma è sprecata. Andiamo a metterla alla prova subito con degli inchiostri e con dei pennini come si deve. Questo è il Pilot Custom extra fine. È un piacere scrivere su questa carta. Perché il pennino, anche quello fine, affonda nelle trame della carta e ci dà veramente una bella sensazione sia nella scrittura, quella diciamo spiccia, che in quella come abbiamo visto da insomma un pochettino più votata alla calligrafia. Prendo la mia bella Aurora 2K, testi. È molto molto bella, è una carta molto valida, un quaderno che non costa neanche molto. Inoltre, come vedete, è in un formato che mi permette di scrivere fino a bordo riga senza avere alcuna difficoltà. La provo con un altro riferimento, un altro must. Pelican M150 M, questo è il pennino medio. Vedete che scrive bene in maniera controllata con tutte, con qualsiasi calligrafia, con qualsiasi penna, con qualsiasi punta, con inchiostro, sia che utilizziamo un carattere, questo è un tratto medio, carattere piccolo, sia che utilizziamo un carattere grande, sia che il nostro tratto, ve l'ho detto, sia uno di quelli sottili, oppure proviamo lami All Star pennino 1.1. va bene, va d'accordo un po' con tutti quanti. E allora fatemi provare anche con una penna come questa. Questa è la Waterman Emblem, una penna, chiamiamola vintage perché oggi non è più prodotta, con un pennino che ritengo tra i più belli in assoluto. L'inchiostro magnifica. Facciamo ink stimoliamo un inglese Edelstein, uno dei più belli, questo inchiostro smoky quartz, bellissimo, e va bene ovviamente per scrivere tutto il resto, non è che ci limitiamo a quello, ma la sua vocazione chiaramente è per quello. Bella. È bella la penna, è bello l'inchiostro, ma è bella la carta. E cioè, senza questa triangolazione possiamo avere la più bella carta, la più bella penna, il più bel inchiostro, ma ci manca la carta dove far scorrere le nostre penne. Quindi, anche tornando per un momento alla nostra Caweco Sport, vedete come è bello, posso scrivere in piccolo all'interno del quadretto e sono sempre comunque ordinato, il tratto è rigoroso, il colore resta quello. Può capitare su questa carta un'unica cosa, che vediamo se ce l'ho, se è carica, se no devo, no, allora ci metto, la uso ad intenzione tanto per l'esempio che devo farvi, non cambia molto. Quando utilizziamo un pennino di quelli extra fini, non extra fini arrotondati, extra fini di quelli proprio taglienti, di quelli che grattano, come potrebbe essere questo della Astura, è possibile che si verifichi un effetto di spiumaggio. Astura, vediamo se si verifica con questa. Mi è capitato con una penna che non ho più, che ho venduto perché
vanno e vengono. Perché lo spiumaggio? Non perché la carta abbia dei problemi o sia fatta male, ma perché ha queste fibre così veraci, così davvero pronte ad essere solcate dal pennino, che un pennino che taglia le va proprio quasi a tagliare in quel momento. Ecco, però forse ve lo posso far vedere sul pennino della Custom, che ha generato proprio l'effetto che vi dicevo. Lo vedete? Nell'arcata sopra il 98 c'è questa sbavatura perché il pennino ha proprio tagliato le fibre superficiali della carta. Per me questo è un quaderno che per quello che costa vi regala tanto. Due considerazioni. La carta bianca, vedete, è lo stesso, tema è bianca. Vale la stessa cosa? Credetemi, non lo so perché mi è arrivato proprio ieri questo quaderno. Lo provo con voi oggi. La seconda domanda è questo. Non è una domanda, è una puntualizzazione. Il vecchio quaderno Temi era ancora più bello. Tutti i più che trovate segnati sono sintomi e segnali di gradimento. Era una carta ancora più bella perché aveva un trattamento, non una grammatura, ma un trattamento che la rendeva ancora più amichevole. Quindi mettete sempre da parte un po' di carta, di quella che vi piace, perché negli anni a venire non sarà più la stessa. Vi faccio vedere, senza che mi metta adesso io a scrivere, la qualità della scrittura con penne importanti. E ovviamente quando scrivono bene queste, scrivono bene tutte. È veramente, veramente molto, molto bella. La carta Temi non la trovate distribuita un po' in tutti i negozi perché non è una carta così conosciuta, è un formato un po' fuori misura e quindi costa quel peletto in più e vabbè. Proviamo la carta Temi. Allora, questa, come dicevamo, è la stessa carta, eppure vi assicuro che al tatto non lo sembra affatto. Sembra una carta molto più liscia, infatti mi sto domandando che tipo di carta sarà. A vederla così, apparentemente, mi piace meno. Lo dico proprio in avanscoperta. Il bianco è un bianco diverso. Credo che sia proprio derivi da un altro impasto, perché la finitura è una finitura molto più patinata, molto più liscia, si sente meno la fibra, si vede l'impasto in trasparenza. Questo non riesco a farvelo vedere, ci provo, eh. Si vede l'impasto in trasparente, di sicuro ne guadagna il punto di bianco perché è molto più caldo, molto più naturale. Insomma, sono proprio curioso, ma mi pare che sia un pochettino più dedicato alla sfera, alla biro. Del resto è una carta, è una produzione più moderna questa, non esisteva nella prima linea Temi. Ma invece devo, credo di essere smentito. È un pochettino, sì, è vero che è un pochettino più scorrevole. Nel senso che più scorrevole nel senso che un po' più sfrenata, dovrei dire. Provo con un'altra penna perché è proprio nuova per me. Sì, è meno. Sì, è un pochettino più sfrenata, cioè questa finitura liscia, sì, un pochettino la rende meno. Meno dedicata alla scrittura ponderata, insomma, quella dove abbiamo bisogno di governare e controllare al meglio la nostra stilografica. Resta una bella carta, però non credo, proprio con la pellica, un pochettino. Sì, infatti, ecco, già qui per esempio noto che il tratto tende un po'
a espandersi, ad allargare. Vediamo con un tratto medio ancora più abbondante. Sì, infatti, quello che immaginavo. Allora, il bello della carta, se anche voi così avrete modo di provare quaderni, quando li trovate ormai dal supermercato, nelle cartolibrerie e anche ovviamente quelle belle nei negozi specializzati, troverete che già l'esperienza tattile vi comunica molte cose. Se poi avete, insomma, un po' organizzato anche le vostre idee sul tipo di pennino che vi piace, il tipo di scrittura che vi piace, fate abbastanza presto a capire a cosa andate incontro, perché questa patinatura sembra una patinatura un po' più furbetta, un po' più moderna. Resta una bella carta. Credo che se un giorno farò qualcosa dedicato alla sfera, al roller, eccetera, sarà un'ottima carta per quello, ma lo è un po' meno per la stilografica. In conclusione, se trovate la linea temi, provatela. A parer mio vale la pena provarla. Meglio la carta quadrettata da 0,5 piuttosto che quella bianca. Ovviamente è sempre il parere personale di Marco. Ciao a tutti e grazie per aver seguito. Alla prossima.